Ciao a tutti cari amici e cari amiche e benvenuti in un nuovo video, un piccolo video haul di cose varie perché sono dovuta andare nel negozio dei cinesi a comprare dei calzini, dei fantasmini a mio marito perché lui li fa fuori tutti e allora ci sono andata al supermercato poi un altro giorno, per ora solo questo. Allora poi ho preso altre cosine che mi servivano. Vi mostro tutto quello che mi presenta davanti. Allora, mi serviva un imbuto. Questo non lo uso per il vino perché noi non ne beviamo, ma lo uso per travasare le bustine di borotalco nel suo contenitore. Perciò lo userò per questo. È costato pochissimo, pochi centesimi. Ora, non so dov'è lo scontrino, ho speso all'incirca 33 euro. Poi ho preso due spugne da bagno, una per me e una per mio marito, che si consumano in un attimo. Queste qua dell'acqua massaggio che sono ottime. Poi ho preso sempre questi elastici per capelli che io li uso sempre. Anzi, ora mi sono sciolti i capelli, avevo le treccine, mi sono messa questo cerchietto, però ora poi me li rialzo di nuovo perché poi pomeriggio mi metto a fare cose e mi secco a fare video. Ora sono un pochettino più sistematina, ho preso questi qua così in tessuto. Poi mi serviva un pigiamino con le bretelle perché non ne posso avere. Io ho preso questo tra i vari che c'erano. Questo qui c'è la foto della modella con le bretelle e i pantaloncini per trovarlo perché c'erano quelli a ciclisti che arrivavano fino alle ginocchia. Non mi piacciono. E poi l'ho trovato comunque. Questo qua è costato 6,39 euro. Ho preso la M perché la L mi sta grassi e ha i pantaloncini blu. E il fondo così, con questo disegnino che sembra una specie di mucca, un unicorno. A me piacciono tanto quelli di The Zenith, qualche volta me li devo comprare, però è online perché qui non c'è. E questi sono i famigerati calzini per mio marito. Ah, che cosa? Ah, questa è una cosa che... Allora, sempre della Pompea, la taglia grandi perché lui è 43 di piede, costano 4,99 cioè 5 euro. Ho preso questo nel colore grigio e questo nel colore blu per uomo. Poi ho preso delle salviettine igienizzanti multiuso che da tenere in borsetta perché ora ultimamente non ne sto trovando, trovo sempre l'igienizzante a mani, perciò li devo mettere in borsa, questi pochissimi centesimi della Frilly, un marchio mai sentito. Poi ho preso questo scopino che lo devo sostituire a quello che c'è nella verandina perché si deve gettare. Ho preso questa colorazione rosa che mi è piaciuta tanto. Poi ci sono le farfalle traforate, è costato pochissimo, qualche euro e 89, poco poco poco, tanto si cambiano in un battibaleno. Poi ho preso un'altra bustina, ah, ecco qua c'è lo scontrino che è 37,85 ho speso. Poi ho preso allora il fabuloso agli agrumi, non lo stanno portando più, non l'ho trovato, e ho preso questo qua che una volta l'avevo usato ed è buonissimo. E Rio Casa Mia ha la profumazione frutti di bosco che veramente sembra, viene voglia di berlo, veramente troppo buono, e poi pulisce molto molto bene per pavimento e tutte le superfici. Allora, vediamo se c'è scritto, è un po' aperto. Allora, sì, 1,39 era scontato. Poi ho preso una bottiglia di... Madonna, ma che cosa c'era aperto? Che qua a scuola. Una bottiglia di bagno doccia, questo qua della Ultra Dolce alla profumazione latte di cocco. E questo è costato 1 euro e 89. Poi ho preso, che mi sta finendo, il Rio Melaceto, lo sgrassatore che è imbattibile, veramente sgrassa che è una meraviglia e lascia un gradevole odore, toglie tutte, diciamo, i brutti cattivi odori. Questo qua, questo mi pare costato 1 euro e qualcosa, 1,89 euro. Poi ho preso qualche cosina nel stand di Essence, quello che è rimasto. Allora ho voluto prendere un mammaetto bagnato, un highlighter, cioè un piccolo illuminante per quello che vale. C'era questa colorazione, questo di qua, e
2,99 è costato. La colorazione 10 Heroic, se vi serve saperlo. Poi ho preso questo qua, io l'ho usato nelle passate estate, mi sono trovata benissimo, ora mi è finito il bronzer e Sun Club che si chiama, ma che cosa scola? Allora, Sun Club, il bronzer al cocco, mi è costato 3,59 e poi voluto prendere un correttore, anche se intanto questo lo recensiscono con buone... lo recensiscono bene, questo qua, questo correttore camouflage, cioè dovrebbe essere bello coprente, allora sarà la colorazione ancora più chiara. E io ho preso questo, sperando che non sia troppo ancora chiara per me. Ma vabbè. No, eppure non è chiara, meglio rispetto a quello L'Oreal. Guardate un po'. Non è molto chiaro, sì, per qui, per sotto le occhiaie andrebbe bene. Poi comunque farò un trucco, vediamo, farò un piccolo trucco, vi farò vedere come viene a metterlo. Penso che sia Clio, sia mi pare Crevice Girl ne parla bene, è un buon prodotto questo correttore. E questo mi è costato, anzi che l'ho trovato il colore perché l'altra volta non c'era. 3,59 anzi, e mi pare che ho finito, non ho più niente da mostrarvi. Mi servono magliettine, cose, ma quelle le comprerò in qualche altro posto, perché poi lì da Piazza Italia non ho concluso niente, come voi ben sapete. Niente, io per adesso vi saluto perché è tardi, devo fare cose. Vi ringrazio di aver visto il video e ci rivediamo alla prossima, credo con un video foto alla spesa. Ciao ciao.